Alcamo, giovane sorpreso a spacciare droga in piazza Ciullo, arrestato dai carabinieri. Mazzara redditi 2015 in città, solo 39 paperoni con reddito superiore a 120.000 euro. Mazzara, tesoreria comunale, gara deserta per la seconda volta consecutiva. Cavetta Fimi ha approvato emendamento all'ARS, il parco di Segesta verso l'autonomia finanziaria. Mazzara, giornata di orientamento al liceo Ballatore, incontro con il magistrato Salvatore Vella. Benvenuti ad una nuova edizione del TG Vallo. Apriamo con la cronaca. Incidente mortale. Questa mattina a Marsala un uomo è deceduto sul colpo. Due le auto che si sono scontrate attorno alle 9 in contrada a Cutusio. L'impatto è avvenuto a un incrocio a causa forse del mancato rispetto di uno stop. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i vigili urbani. L'altro uomo coinvolto nell'incidente è rimasto ferito e avrebbe riportato un trauma cranico. Attualmente si troverebbe ricoverato all'ospedale Paolo Borsellino. Malore a bordo di un peschereccio ieri pomeriggio per un marittimo mazzarese di 50 anni. È stato necessario il soccorso in mare da parte della Capitaneria di Porto di Mazzara del Vallo. Il natante è stato raggiunto a circa 7 miglia a largo della costa da una motovedetta con a bordo anche personale medico. Il marittimo, colpito da un principio di infarto, è stato prelevato e condotto al porto, da dove in ambulanza è stato trasportato presso l'area di emergenza urgenza di via Livorno. I carabinieri della compagnia di Alcamo hanno arrestato un 19enne per droga, i particolari nel servizio. Lo hanno fermato nella centralissima piazza Ciullo con addosso 11 dosi di marijuana nascoste negli slip e pronte ad essere vendute. Per questo motivo i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Alcamo hanno arrestato ieri pomeriggio un giovane alcamese con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta del 19enne Salvatore Bellezzeri, già finito in manette poco tempo addietro per lo stesso motivo. Il giovane è stato notato in piazza dai militari dell'arma e sottoposto a perquisizione personale. Lo stesso Impellezzeri sarebbe andato in incandescenze e si sarebbe scagliato contro i carabinieri, provocando loro alcune ferite alle braccia. Nei confronti del 19enne è scattata dunque anche l'accusa per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate. Il giovane ha passato la notte nelle celle di sicurezza della caserma dei carabinieri in attesa di essere processato al tribunale di Trapani con il rito direttissimo, mentre i militari intervenuti in piazza Ciullo hanno dovuto fare il ricorso alle cure dei medici del pronto soccorso dell'ospedale San Vito e Santo Spirito. In Bellezzeri era già stato arrestato dai carabinieri meno di un mese addietro, dove essere stato sorpreso a spacciare nell'atrio del collegio dei Gesuiti, sempre in zona piazza Ciullo. Sempre in quell'occasione, nel corso di una perquisizione domiciliare presso l'abitazione del 19enne, i carabinieri avevano rinvenuto uno zaino contenente ben 250 dosi di marijuana confezionate con bustine in plastica trasparente a chiusura ermetica per un peso complessivo di circa 500 grammi. A causa di un guasto alla stazione di sollevamento delle acque di Contrada Ramisella è stata interrotta da ieri l'erogazione idrica nei quartieri di Trasmazzaro e Tornarella a Mazzara. L'ufficio acquedotto comunale ha già provveduto a individuare il guasto ed è al lavoro per la risoluzione del problema. Entro la giornata di oggi, fa sapere il comune, l'approvvigionamento idrico nei due quartieri sarà pienamente ripristinato. Il liceo Adria Ballatore di Mazzara ha promosso oggi la giornata dell'orientamento. L'iniziativa, alla sua seconda edizione, ha voluto offrire agli studenti e ai loro genitori un'occasione per conoscere i servizi offerti da vari atenei, forze armate, scuole post diploma. Nel corso della giornata è stato ospite del liceo il magistrato Salvatore Vella. Sentiamo. Doppio appuntamento oggi al liceo Adria Ballatore: da un lato la giornata di orientamento per gli studenti, dall'altro anche un importante incontro con il magistrato Vella. Sì, l'incontro con il giudice Vella è un evento importantissimo perché ci dà la possibilità di poter mettere a confronto quelle che sono
le esperienze vissute sia dal magistrato e proporle ai nostri ragazzi per un'azione formativa. E questo fa parte di un progetto che la scuola propone già da anni su cittadinanza e Costituzione, e vanno affrontati diversi temi per l'educazione alla legalità. Uno dei temi affrontati oggi è quello dell'immigrazione, visto che il procuratore lavora ad Agrigento e ha avuto esperienza nell'isola di Lampedusa. E quindi un grande momento formativo che ci dà la possibilità di approfondire tematiche già studiate e affrontate dai nostri ragazzi in altre situazioni, in altri eventi. E ringrazio particolarmente il giudice Vella che ci ha voluto dare questa grande opportunità. Nella stessa giornata abbiamo organizzato un orientamento in uscita. Questa è una seconda edizione per la nostra scuola che ha invitato tante università italiane che presentano la loro offerta formativa ai nostri ragazzi e dà l'opportunità di poter conoscere sia i ragazzi in prima persona che le famiglie, conoscere quelle che sono le offerte delle varie università, quali la Cattolica, la Bocconi di Milano, l'Università di Pisa, Bologna, Venezia. E oltre alle università ci sono anche le forze armate che presentano le loro offerte, e scuole di formazione, e scuole di lingue e quant'altro. È una giornata importante perché ci dà l'opportunità in loco di fruire di un'offerta che altrimenti i ragazzi dovrebbero andare a individuarla altrove. Di Porto si parlerà questo pomeriggio alle 17.30 a Mazara del Vallo nel corso di un incontro che si terrà in via Gian Giacomo Adria nei locali della CGIL. Parteciperanno il segretario generale della CGIL di Trapani, Filippo Cutrone, e i rappresentanti di varie associazioni. E la 51enne Rosanna Grimaudo, impiegata presso un'impresa portuale, la nuova responsabile del presidio di Trapani della FIT CISL, la Federazione Trasporti e Ambiente. Succede a Giovanni Montan ed è stata eletta al culmine dell'assemblea congressuale del sindacato di categoria che si è svolta all'hotel Tirreno di Trapani. Assemblea durante la quale è stato fatto anche il punto della situazione sul sistema delle infrastrutture in provincia di Trapani. In vista del 71esimo anniversario della prima elezione a suffragio universale tenutasi a Mazara del Vallo il 31 marzo 1946, il Presidente del Consiglio Comunale Vito Gancitano, in sinergia con l'amministrazione, ha richiesto ed ottenuto che fossero rese visibili attraverso un intervento manutentivo le targhe in marmo che si trovano all'interno e all'esterno dell'aula consiliare, la cui denominazione è dedicata allo storico evento. In particolare, la targa in marmo contenuta all'interno della parte sinistra dell'aula consiliare riporta i nomi dei 30 consiglieri comunali eletti nell'elezione del 31 marzo del 1946. Il Comune di Trapani ha dato avvio al procedimento di esumulazione ordinaria di 11 salme per scadenza ventennale delle concessioni. L'elenco delle salme interessate dal procedimento è pubblicato all'albo pretorio online, all'albo cimiteriale e sul sito del Comune di Trapani. Le operazioni sono state fissate per il prossimo 3 aprile. I familiari dei defunti, oltre che visionare l'elenco, possono chiedere informazioni presso gli uffici dei servizi cimiteriali. Redditi 2015 a Mazara 39, contribuenti che hanno dichiarato un reddito superiore a 120.000 euro lordi. Il servizio. Sono soltanto 39 i paperoni di Mazara del Vallo, ovvero i contribuenti che nel 2015 hanno dichiarato un reddito superiore ai 120.000 euro lordi all'anno per un ammontare complessivo di 7.640.802 euro. È uno dei dati che emerge dalle statistiche sulle dichiarazioni delle persone fisiche, quindi IRPEF, pubblicate qualche giorno addietro sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia.
39 paperoni, nel 2014 erano 38, con un reddito medio pari a 195.918 euro. Un reddito medio dei paperoni certamente molto più alto rispetto al reddito medio generale dei 28.012 contribuenti mazzaresi, pari invece ad appena 14.425 euro. Il maggior numero di contribuenti della città del Satiro, cioè 12.817, nell'anno d'imposta 2015 ha dichiarato un reddito fino a 10.000 euro annui, per un ammontare complessivo di oltre 56 milioni di euro. In totale, invece, nel 2015 il reddito imponibile dichiarato dai mazzaresi è stato pari a 385 milioni di euro, in aumento di quasi 10 milioni di euro rispetto ai 375 milioni del 2014. E ancora, se oltre 12.000 mazzaresi hanno dichiarato nel 2015 un reddito fino a 10.000 euro, altri 4.400 contribuenti hanno dichiarato un reddito compreso tra 10.000 e 15.000 euro, 5.862 cittadini tra 15.000 e 26.000 euro e 3.739 contribuenti tra 26.000 e 55.000 euro. Appena 555 mazzaresi invece hanno dichiarato un reddito superiore ai 55.000 euro. 308 contribuenti nel dettaglio hanno dichiarato un reddito tra 55.000 e 75.000 euro, 208 contribuenti tra 75.000 e 120.000 e, come detto, 39 contribuenti oltre 120.000 euro. Sono stati in 141 poi a dichiarare reddito pari a zero. Tra gli altri dati che si evincono dalle statistiche pubblicate dal Dipartimento delle Finanze c'è quello relativo anche ai pensionati. Nel 2015 a ricevere la pensione sono stati 9.153 cittadini, erano 9.112 nel 2014, per un ammontare complessivo pari a poco più di 119 milioni di euro. Saranno espletate nel mese di marzo due gare per lavori di riqualificazione degli spazi scolastici destinati a spazio gioco e lavori di riqualificazione degli spazi scolastici destinati a micronido dell'Istituto Comprensivo Daniele Aiello, plesso di via Poggio Reale di proprietà comunale. Lo ha reso noto oggi il sindaco Nicola Cristaldi. Per i lavori di riqualificazione degli spazi scolastici destinati a spazio gioco le offerte dovranno essere presentate entro le 12 del 18 marzo. Per i lavori di riqualificazione degli spazi destinati a micronido, le offerte dovranno essere presentate entro le 12 del 16 marzo. È andata deserta per la seconda volta la gara per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale a Mazara. Il servizio. Per la seconda volta consecutiva è andata deserta la gara d'appalto per l'affidamento quinquennale del servizio di tesoreria del comune di Mazara del Vallo. Così l'amministrazione guidata dal sindaco Nicola Cristaldi dovrebbe essere costretta a prorogare per la quarta volta l'attuale convenzione in essere con Banca Carige. Sembra non attirare alcun istituto di credito, infatti il bando predisposto da Palazzo dei Carmelitani per l'affidamento del servizio in questione, che sarebbe dovuto partire il 1 gennaio 2016. È scaduta il 31 dicembre 2015, come si ricorderà, la precedente convenzione con l'Istituto, ma ad oggi, a distanza di oltre un anno, il Comune non è riuscito ad affidare il nuovo servizio. La prima gara è stata indetta il 9 giugno 2016, dopo che il Consiglio Comunale ha approvato il relativo schema di convenzione, ma entro il termine di presentazione delle offerte, fissato per il successivo 28 giugno, non sono pervenute domande. Motivo per il quale il Comune ha dovuto indire una nuova procedura di gara, fissando questa volta il termine di presentazione delle offerte allo scorso 29 dicembre, ma anche in questo caso non sono pervenute offerte. Nel frattempo la Giunta Comunale ha prorogato la convenzione con Banca Carige al 30 giugno 2016 ed ancora al 31 dicembre 2016 ed infine al 31 marzo 2017. Ed è probabile quindi che entro fine mese il Comune proroghi per la quarta volta tale convenzione, in attesa che si riesca finalmente ad aggiudicare il servizio. Il Comune di Marsala ha indetto una selezione pubblica per l'eventuale assunzione a tempo determinato di autisti. La domanda va presentata entro il prossimo 21 marzo. Il bando è pubblicato sul sito istituzionale. Su iniziativa dell'Ufficio per la Pastorale della Salute della Diocesi di Mazara, domenica alle 16 al centro Kim di Salemi si terrà una conferenza sul tema donazione degli organi e trapianti. Previsti vari interventi, tra questi quello di Gaetano Burgio dell'ISMET, di Bruna Piazza, direttore del centro
Centro regionale per i trapianti di Cinzia Di Benedetto, direttore sanitario dell'ISMET. Introdurrà i lavori il diacono permanente Angelo Romano, responsabile dell'ufficio diocesano per la pastorale della salute. Verso l'autonomia gestionale, il parco archeologico di Segesta. Sentiamo. Potrebbe presto ottenere l'autonomia finanziaria e gestionale il parco archeologico di Segesta. La Commissione Cultura dell'Assemblea regionale siciliana ha infatti approvato in tal senso un emendamento presentato dal deputato castelvetranese del nuovo centrodestra Giovanni Losciuto. Per l'approvazione definitiva servirà ora anche il via libera di Sala d'Ercole. Se così fosse dunque, l'ente parco di Segesta verrebbe dotato dello strumento normativo necessario per il funzionamento organizzativo e per la gestione, nonché per l'autonomia amministrativa e finanziaria che permetterà di trattenere le somme riscosse dalla vendita dei biglietti d'ingresso e di tutti quei servizi a pagamento, come l'affidamento delle aree per la realizzazione di eventi e manifestazioni varie. Inoltre, le somme incassate che finora confluiscono nelle casse della Regione potranno essere utilizzate per la valorizzazione dei beni archeologici, per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e per la promozione del territorio. L'approvazione dell'emendamento in Commissione Cultura è stata accolta positivamente dal sindaco di Calatafimi, Vito Sciortino, che attraverso una nota ha voluto ringraziare l'onorevole Losciuto per l'iniziativa legislativa intrapresa all'ARS. Domani la diocesi di Mazara ricorderà l'ex vescovo Monsignore Costantino Trapani. Alle 18.30 in cattedrale verrà celebrata una messa in occasione del 29° anniversario della sua morte. A presiederla sarà il vescovo Domenico Mogavero. Monsignor Trapani fu vescovo della diocesi dal 1977 al 1987. Con questa nota siamo arrivati al termine del TG Vallo. Vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle 21 con lo sport in TV. Grazie per averci seguito, arrivederci.